Quinta e ultima giornata del Salone del Gusto Terra Madre 2014. Buongiorno a tutti voi qui come sempre dal Lingotto di Torino e andiamo a concludere in bellezza questa edizione 2014 della Kermesse Gastronomica Internazionale puntata alla tutela delle biodiversità, che guarda all'agricoltura familiare, che guarda all'Expo 2015, in cui comunque il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha dato la sua forte presenza, e anche in questa giornata lo stand del MIPAF è in pieno attività. Sì, infatti le attività del progetto Frutta nelle scuole è intensa, arriveranno tante scolaresche e tutta la giornata ci saranno questi incontri nell'orto, nello spazio dedicato alla degustazione della frutta. E continuerà ancora con degustazione di prodotti di qualità e infine ci sarà un incontro con l'Ispettorato Centrale della Repressione Frodi, che presenterà una serie di oli di oliva sofisticati e non, quindi un'educazione al consumatore a riconoscere questi oli. Quindi intenso anche l'ultimo giorno, fino all'ultimo minuto qui si lavora, qui si presenta l'Italia nei suoi vari aspetti, con le sue produzioni, con le sue qualità. Con Italia Agroalimentare che riunisce davvero tutti, noi in questi giorni abbiamo avuto la possibilità di vedere anche le presenze istituzionali che danno il loro forte contributo alla valorizzazione dei nostri prodotti, non per ultimo ieri il sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione. Un percorso che è sempre una festa qui in Sicilia, con questi colori, questi sapori che primeggiano, ma veramente ci vuole tanto impegno per mantenere alto l'attenzione su tutte queste biodiversità, una terra veramente mutevole, possiamo dire ricca veramente di prodotti agroalimentari. Ma per me è anche una punta di orgoglio. Io, ahimè, 10 anni fa sono stato il promotore dei presidi slow food in Sicilia, circa 24 presidi slow food, e quindi oggi vederne tanti, vedere anche l'ottima riuscita non solo sul piano commerciale ma anche sul piano della crescita, della qualità, dell'eccellenza dell'agroalimentare siciliano, di queste nicchie che sono poi delle nicchie però che oggi vengono esaltate e che hanno un grande valore commerciale. Vedere crescere la produzione, vedere tanti giovani che credono, vedere che un lavoro, una idea, una intuizione poi alla fine si è tradotta in realtà, è veramente anche un motivo di grande soddisfazione. E poi questa è la ricchezza del nostro paese, la ricchezza dell'isola, della Sicilia in particolare. Noi prima abbiamo parlato dell'anno internazionale dell'agricoltura familiare, qui troviamo le aziende a conduzione familiare di una Sicilia. Senti, uno spettacolo di questo. È accolto veramente con grande simpatia, insomma lei poi è proprio di casa, da queste parti. Ma dicevamo, una Sicilia che, ecco, anche le fave, cereali, non manca proprio nulla. Ma sì, sicuramente, questa è la Sicilia, sono i colori, sono i profumi, sono il grande patrimonio umano, l'esperienza professionale, tanta gente, dicevamo che questo è l'anno internazionale dell'agricoltura familiare. Mi pare che l'agricoltura isolana sia proprio l'esempio, la sintesi più felice, l'espressione più bella, più significativa, e quindi anche la ricchezza umana e il calore si esprime attraverso la nostra produzione agricola. Agganciamo il professore Calabrese mentre questo profumo di limoni ci accompagna, buono, giusto e pulito, insomma la Sicilia, ma un po' tutta l'Italia, un patrimonio agroalimentare di cui andare fiero. Come tutelarlo al meglio, come valorizzarlo al meglio? Pensando che si vive più a lungo non per caso, io credo al Padre Eterno che ci permette di vivere a lungo. In molte nazioni il Padre Eterno vorrebbe farli vivere a lungo, ma mangiano male, non hanno questo clima mediterraneo, microclima particolare che ci permette, soprattutto nella nostra Sicilia, di avere prodotti di eccellenza che costano poco e sono proprio diciamo tipici della nostra zona. Ogni zona addirittura cambia un pochino qualcosa, ma dà tanti nutrienti, quindi viva la Sicilia, viva la dieta mediterranea. Originalità siciliane, possiamo dire, insomma si sperimenta questa Sicilia così creativa, e qui abbiamo la mozzarella di latte di bufala. Io mi immagino questi animali, insomma, al pascolo nella regione Sicilia. Sì, è una bellissima realtà e stiamo cercando di divulgarla con le ricette tradizionali siciliane, quindi abbiamo avuto un bel successo anche qua, inaspettato. Ecco, riadattate in qualche modo, perché dentro i vostri cannoli siciliani abbiamo fatto il gemellaggio con la bufala che è campana ma adesso è siciliana, prodotta da noi in Sicilia. Ecco, voi vi trovate in questo regno proprio di festa.
è un regno di festa, dicevamo, in questa Sicilia. È un bellissimo evento e siamo contenti e orgogliosi di essere qua e di partecipare. Premi alla Sicilia che sperimenta veramente. Una Sicilia sperimenta, una Sicilia innova, una Sicilia straordinaria che ha voglia di crescere, quindi mi pare tante belle espressioni, tanti giovani che stanno credendo nell'agricoltura, che investono nell'agricoltura e che sanno che in agricoltura ci può essere anche un futuro non solo occupazionale ma anche di crescita per tutta l'economia nazionale. In questi 5 giorni del Salone del Gusto Terramadre 2014 abbiamo cercato di seguire un po' tutti gli appuntamenti, di conoscere le tipicità dell'agroalimentare italiano e non solo. Il cibo è infatti elemento di incontro, qui c'è Oval dove i paesi provenienti da ogni parte del mondo si sono incontrati, si sono confrontati, ma il cibo è anche elemento di riscatto e noi abbiamo voluto raccontarvi la storia del progetto Casa di Nilla che nasce anni fa a Catanzaro e che dà la possibilità ai soggetti vittime di violenza di potersi riscattare a partire dalla produzione di vino. Sì, Casa di Nilla è il centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione di bambini e bambine vittime di abusi sessuali e gravissimi maltrattamenti. Cerchiamo di ridargli questa speranza, di rimettere loro le ali perché possano spiccare il volo verso la vita. Voi li seguite in un percorso di rieducazione e li avviate anche ad un'attività lavorativa. Questa è una parte molto importante di questo progetto perché dentro questa bottiglia di vino possiamo dire ci sono le speranze di queste persone. Ci stanno i sogni di questi bambini e noi ci stiamo impegnando a realizzarli questi sogni. Lo facciamo attraverso la produzione di questo vino, Neda che è un greco di bianco DOC e del Nemesi che invece è un rosso prodotto con uve Nerello, quindi con vitigni autoctoni. Sono 8 i presidi che fanno parte del Parco del Cilento in provincia di Salerno. Noi siamo con il direttore, è un progetto che si sta sviluppando pian piano con una grande potenzialità. Sì, sono attualmente 8 i presidi con 2 new entry che sono qui alla mia destra, i fagioli di Casalbuono e i salumi del Vallo di Diano, e gli altri erano già dei presidi ormai consolidati nel tempo. Nel nostro territorio, nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, che è una subregione, che è un territorio molto vasto, esistono delle eccellenze veramente particolari, un paio ne vedremo magari adesso, sono le alici di Menaica, che è un particolare tipo di pesca che si fa con le alici, le abbiamo qui alla nostra sinistra. Poi abbiamo la soppressata di Gioi, il fagiolo di Controne, il cacio ricotta del Cilento, quindi sono tutte delle eccellenze che stanno con grande fatica ma man mano venendo fuori in questi discorsi che ormai si sentono dappertutto, che sono quelli dell'agricoltura familiare, dell'agricoltura del recupero, delle cultivare dei territori, della loro storia, della loro cultura, che unito al mangiare sano, povero ma sano, che era poi alla base della dieta mediterranea, che nasce con il nostro territorio nel Cilento. Noi andiamo a curiosare fra questi presidi, in questo barattolo, quanto lavoro c'è dietro? Allora, c'è il lavoro del pescatore, almeno una notte in mare per pescare quelle alici singolarmente una per una. C'è il lavoro delle donne che lo mettono sotto sale, c'è il lavoro ancora delle donne che dal sottosale fanno queste confezioni per la vendita e poi finalmente c'è il lavoro di chi le mangerà in dulcis in fundo. Alici di Menaica, dicevamo, che fa parte del Parco del Cilento, insomma un impegno ma anche un orgoglio per voi. Un orgoglio molto grande fare parte del parco, soprattutto perché sotto questa bandiera si unisce davvero tutto quello che è il nostro territorio, cioè terra e in questo caso anche mare, ha esteso tutto il territorio che è molto vasto, ma soprattutto è molto vario. Abbiamo di tutto, dalle olive al mare, cioè di tutto. Questo prodotto, che è un nome alquanto singolare, Alici di Menaica, è perché traggono ispirazione, diciamo, da questa particolare rete, no? Sì, appunto, la rete della Menaica che abbiamo ereditato dagli antichi greci, una pesca una volta diffusa in tutto il Mediterraneo, poi è stata abbandonata perché è troppo faticosa e poco redditizia, perché pesca la qualità ma non la quantità. Pescando singolarmente le alici, che si incastrano all'interno, solo le più grandi si riescono a incastrare, le più piccole passano, quindi anche una rete ecocompatibile. Abbiamo ereditato davvero un tesoro da chi ne sapeva più di noi ai giorni d'oggi
e le alici, quando il pescatore tira la rete a bordo, deve staccarle dalla rete, quindi toglie loro la testa, in questo modo perdono tutto il sangue, perciò abbiamo questo sapore alla fine, il risultato, quando ho detto che le mangeranno le donne, abbiamo questo sapore che è un salato, però si dice che è dolce perché non ha il retrogusto acido delle acciughe che hanno il sangue all'interno dei tessuti. E a proposito di novità nel Parco del Cilento, abbiamo i fagioli di Casalbuono. Casalbuono propone in realtà 13 tipologie, di cui due sono quelle che sono entrate a far parte del presidio Slow Food. Cosa hanno di particolare? Allora, come hai detto bene, Casalbuono è il paese delle antiche varietà di fagioli. Ce ne sono ben 13 ecotipi locali, però Slow Food ha preso in considerazione questi due ecotipi e ve li mostro, sono Santander e Panzariedd. Perché? Perché hanno delle caratteristiche particolari legate al territorio, al microclima, al terreno, ai nostri terreni che sono di origine alluvionale, quindi molto fertili, e l'acqua che è povera di calcare, quindi tutte queste caratteristiche conferiscono al prodotto delle qualità organolettiche particolari. Infatti, per quanto riguarda il rosso, la buccia è davvero molto sottile. Infatti abbiamo avuto modo di constatare che le persone sono rimaste, diciamo, un po' sorprese, perché vedendo questo tipo di fagiolo che magari loro considerano come il borlotto, hanno notato che la buccia è molto sottile, quindi non come i borlotti che solitamente consumano, ed è piaciuto tantissimo. E lo stesso vale per l'altro fagiolo, che ha metà caratteristiche dei rossi e l'altra metà caratteristiche dei fagioli bianchi, quindi molto più delicato, ecco, sì. E nel Parco del Cilento abbiamo anche alcuni presidi che sono delle new entry. Voi adesso vedete il cartello merce salita, era talmente buona questa soppressata salsiccia del Vallo di Diano che è andata a ruba. Sì, siamo molto contenti, questa è la nostra prima esperienza e posso dire che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Le persone hanno chiesto, si sono informate, hanno assaggiato e hanno anche acquistato, chiaramente. La particolarità di questo alimento? Allora, è una soppressata molto magra, viene tagliata a punta di coltello, vengono scelte le carni più chiare del maiale, per cui filetto e prosciutto, il grasso viene aggiunto in quantità del 4% e viene preso solo quello del dorso del maiale, per cui si fanno dei tocchettini di grasso che vanno inseriti nell'impasto, che è composto da sale e pepe. Quindi è un processo di lavorazione molto lungo, perché si insacca a mano, per cui non c'è nessun ausilio di nessuna macchina, viene inserito nel budello con le mani, dopodiché viene legato con una forma al centro classica e messo sotto pressa. Una volta pressato e stagionato in stanze diciamo con camino, e quindi stanze dei nostri paesi, viene conservato sotto sugna per almeno 4 mesi, poi viene imbustato e quindi venduto con il marchio Slow Food. E da Cicerale, comune del Cilento, Slow Food propone i ceci, in questo particolar modo li troviamo secchi, farina di ceci e addirittura precotti. Sì, Cicerale, comune del Cilento, si chiama così proprio perché prende il nome dai ceci. Infatti lo stemma del comune è proprio una piantina di ceci con la scritta Terra quae ciceralit, terra vocata alla coltivazione dei ceci. Ed è proprio la particolarità di questi terreni che danno le caratteristiche al cece organolettiche per l'elevata sapidità del prodotto, e se vediamo alla cottura il cece rimane intero, non si spappola, per cui può essere utilizzato sia per fare la zuppa sia per fare la pasta, e si va abbinata bene anche al pesce. In questo prodotto che stiamo vedendo c'è la particolarità di un'oliva che è la salella, che è tipica del territorio campano, la particolarità anche di come si presentano queste olive, perché sono schiacciate. Come avviene la lavorazione? La salella viene raccolta sulla pianta completamente verde, prima della maturazione. Vengono scelte soltanto le più verdi e le più polpose e si ammaccano una per una con una pietra di mare. Perché, chiederete voi? Perché la pietra di mare gli conferisce una maggiore salinità. Quindi una volta ammaccate, visto la lavorazione continua con la snocciolatura che avviene a mano una per una. Dopodiché le olive vengono messe in acqua, calate in acqua per 2 o 3 giorni, avendo cura di cambiare l'acqua mattina e sera, in modo che le olive perdano tutto l'amaro.
Dopo questo passaggio si fa bollire acqua, sale, finocchietto selvatico e foglie di lauro. Quando si è raffreddata questa salamoia si ci calano dentro e si ci lasciano per 2 o 3 giorni in modo che si insaporiscono. Poi voi penserete è finita lì, invece no, si tolgono dalla salamoia, si mettono in un torchio, vengono torchiate, schiacciate bene bene in modo che perdono tutta l'acqua in eccesso e rimangono belle asciutte e sode. Dopodiché si completa l'opera con il condimento con il suo olio, olio extravergine di oliva salella, che è un cultivar presente soltanto in piccole aree del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Degli 80 comuni del Parco del Cilento, cioè che è stato un po', diciamo, antesignano in questa creazione dei prodotti slow food, come il caso di Joy che propone questa soppressata. Sì, produciamo la soppressata di Joy, uno dei più antichi presidi slow food diciamo nazionali, e prende il nome appunto dal paesino del Parco Nazionale del Cilento, dove storicamente viene fatto questo tipo di prodotto. Solo carne di prosciutto e all'interno un filetto di lardo. Poi noi abbiamo la prerogativa di lavorare tutta la nostra produzione senza nessuna forma di additivo, senza conservanti, quindi sale marino e pepe nero in grani. Cerchiamo di fare un po' tanti altri tipi di prodotti, come la salsiccia al finocchio selvatico, la salsiccia piccante, facciamo dei capicolli con 6 mesi di stagionatura e una pancetta con 4 mesi di stagionatura. 4-5 referenze che siano proprio lo specchio della nostra tradizione locale. A Controno invece si continua a coltivare il fagiolo in modo tradizionale. In cosa consiste questa tecnica? Beh, è una tecnica tradizionale, praticamente è come era un secolo fa, non è cambiato quasi nulla, a parte un po' di tecnologie, è ovvio, no? Quindi facciamo un prodotto abbastanza tipico, biologico, quanto è possibile, e sia dal cultivare, che è sempre rimasta la stessa, alle tecniche che deve dare un prodotto praticamente buono, migliore. E l'espressione del vostro comune, tant'è che è dedicato a una vera e propria festa? Sì, c'è una sagra che fa a fine novembre, l'ultimo giorno di novembre, ormai dura da 35 anni e con sempre maggiori successi. Nel Parco del Cilento spicca la presenza della comunità del cibo Grano di Caselle. Voi avete messo in atto un'opera di recupero, possiamo dire, di un prodotto che addirittura è salito nell'arca del gusto. Sì, stiamo parlando di una varietà di grano tenero che prende il nome di Ianculida. In realtà nella comunità del cibo ce ne sono due, la Ianculida. Nello stand del MIPAF è continuata ininterrotta questa attività di incontro con i bambini per educarli ad una corretta alimentazione a partire dall'uso della frutta e delle verdure. Un'attività che si svolge durante l'anno nelle scuole e che sicuramente va a vantaggio proprio di una corretta alimentazione. Si riesce ad abituare i bambini in questa scelta? Certo, senz'altro, tant'è vero che se da un lato la Commissione europea ha riconosciuto che le misure di accompagnamento sono il punto più importante del programma di educazione alimentare frutta nelle scuole, quindi ci riconosce anche le spese, dall'altro attraverso il monitoraggio che noi eseguiamo tutti gli anni vediamo che il bambino risponde perfettamente, ma è inevitabile e naturale, perché se sotto forma di gioco al bambino viene proposta la frutta e la verdura che altrimenti non mangerebbe, allora il bambino è stimolato a consumarla. I valori di Slow Food sono il filo conduttore che dall'Italia unisce tutto il resto del mondo, e qui al Salone del Gusto Terra Madre 2014 il padiglione Oval è dedicato proprio a questo incontro fra popoli e territori. Qui è possibile compiere un percorso di conoscenza alla scoperta delle tipicità agroalimentari. Il cibo è elemento che unisce, qui al Salone del Gusto e Terra Madre 2014 ne dà concreta espressione. Ad Oval, il padiglione che ospita tutti i paesi del mondo, sono arrivati veramente dai contesti più lontani come l'Afghanistan o i paesi dell'Africa che in questo momento sono alle prese con situazioni di estrema criticità. 158 paesi di tutto il mondo qui all'Oval hanno accolto i curiosi visitatori e in quest'ultima giornata alcuni di loro ci hanno offerto il loro saluto. Selamat tinggal Itali, senang berada di sini. Usredesno se Itali. Sayonara, sayonara. Assalamu alaikum. Kaixo, hemen Torinoko Salone del Gusto Tikan. Heido,
Barcelona del gusto. Bonjour à l'Italie, bonjour à Turin. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous avons passé un salon très beau, très intéressant, avec des gens merveilleux. Et voilà. Et viva Italia. Ade, api, italien, yanava. Italia, ade, buon studi. Salamat, salamat sa Italy. Napakanda, nakapakaganda itong Italy na dinalo namin sa slow food. Salamat, salamat Italian people. Italy ka ang tara, ang tara malila, ang tara malila ka ambe. Thank you, mama. Auf Wiedersehen, Salone del Gusto. Goodbye, Italy. Con questa quinta giornata qui al Lingotto di Torino si chiude il Salone del Gusto e Terra Madre edizione 2014, un'edizione di grandi successi, di numerosissime presenze, sia degli espositori provenienti da ogni parte del mondo che dei visitatori. Non ci sono ancora dati certi, però si è registrato un incremento dei buyers e dell'incontro che hanno avuto con gli operatori, quindi sicuramente un bilancio positivo. E a chiudere questa giornata gli organizzatori di questa MES dell'agroalimentare internazionale e l'intervento del presidente di Slow Food Carlo Petrini. Presidente, c'è un dato di fatto, è il successo del fattore umano in questa edizione 2014. Ma il fattore umano è l'elemento distintivo, aggiungo l'intelligenza affettiva. Siamo pieni di intelligenza razionale, non abbiamo l'intelligenza del cuore. Quello che si sente girando qui è che c'è un'intelligenza affettiva, e quindi questo è il grande insegnamento che non ce lo insegna solo Terra Madre, ce lo insegna la nostra storia, perché noi veniamo tutti dal mondo contadino, e il mondo contadino spesso e volentieri uno aiutava l'altro. Nelle mie Langhe si andava a vendemmiare a casa dell'altro. E quando qualcuno era malato tutti si mettevano a disposizione, c'era il dono della reciprocità. Noi dobbiamo ricostruire questo.